Ciao di nuovo, questa è la vera e propria lezione introduttiva che volevo farvi prima di parlare della Fedra di Seneca. E sì, dobbiamo arrangiarci con i mezzi che abbiamo perché mio fratello, che ha la potenza della regia, non è qui con noi. Quindi il video non è di grande risoluzione, spero solo che si senta la mia voce perché l'importante è che sentiate la mia voce più che vedere la mia faccia, visto che vi sto spiegando un concetto. Allora, per introdurre la Fedra, dobbiamo dire che Seneca utilizzava dei personaggi all'interno della tragedia che erano veramente contati sul numero di una mano. Fedra, che poi andremo a dire chi è. Teseo, Ippolito e la Nutrice più il coro eventualmente e un personaggio che farà il messaggero, ma comparirà solamente una volta. Chi è Teseo? Teseo, sappiamo bene che è un eroe. Ne avevamo già parlato in un altro video, quando abbiamo parlato del labirinto del Minotauro e dell'eroe che era riuscito a portare i giovani al di fuori del labirinto dopo aver ucciso il mostro. Ebbene, tutto si ricollega nella mitologia, è fantastico. Teseo era il pari dell'eroe greco che era Eracle, però Eracle aveva agito nella zona del Peloponneso, mentre Teseo è l'eroe principale di quella che era l'Attica. Di lui parla per esempio Plutarco nelle Vite Parallele, anzi fa un confronto tra la vita di Teseo e quella di Romolo, perché entrambi erano riusciti a creare una città più grande, un impero più grande. Per esempio, vabbè, Romolo sappiamo che aveva fondato Roma, unendo dei villaggi che vi erano lì in quella zona, quindi con un sinecismo, la stessa cosa fece Teseo per l'Attica, unendo i vari villaggi con un sinecismo, riuscì a creare Atene. Quindi la città di Atene deve i suoi natali proprio a Teseo. Prendendo il solito nostro bellissimo dizionario di mitologia in cui tutto c'è, ma tutto è molto riassunto, si capisce subito che Teseo è un personaggio che ha fatto un sacco di cose, perché è un sacco di imprese, perché ci sono ben 5 pagine, questo è solo un riassuntino, 5 pagine dedicate alle sue imprese. Non starò a raccontarvi tutto quanto di lui, se volete qualcosa nello specifico basta che me lo richiedete sotto al video sul canale Film e io farò un video proprio nello specifico sull'argomento richiesto. Vi ricordo che non è solo riguardo alla mitologia greca o quella romana, ma anche riguardo tutta la storia antica ed eventualmente la letteratura. Se avete qualcosa da chiedere, fatelo pure. Non abbiate paura. Anzi, ne sono ben felice. Che dire di lui? Era un grandonnaiolo? Lo era. Seduceva le donne e le abbandonava. Certo, era un eroe, era bello, era forte, era facile per lui riuscire a conquistare anche il cuore delle principesse. La prima, se ve lo ricordate, era stata proprio Arianna che gli aveva concesso il suo filo per riuscire a entrare e poi uscire dal labirinto. Non dimentichiamo che Arianna era proprio sorella del Minotauro, quindi ha aiutato Teseo a uccidere il fratello, fondamentalmente, che d'accordo, va bene, era un mostro, però era sempre suo fratello, no? Si era innamorata di lui e aveva deciso di aiutarlo. Fedra, chi è Fedra? Non è proprio un personaggio che non c'entra nulla con tutto ciò. Dopo aver abbandonato Arianna, arrivato a un certo punto della sua carriera di re di Atene, Teseo si sposa con Fedra. Fedra non è altro che la sorella più piccola di Arianna, quindi un'altra delle principesse di Cnosso. Anche Fedra, come vedremo, non sarà soddisfatta dell'amore, delle attenzioni che Teseo le concede. Anzi, essendo appunto un donaiolo, come abbiamo già detto, quell'altro personaggio, Ippolito, è il figliastro di Fedra, ma non il figlio naturale, perché Ippolito era il figlio di Teseo con l'amazzone Ippolita, o delle volte detta anche Anfitea, ma io credo che andrà per la maggiore il nome Ippolita. Ippolita, Ippolito, non è difficile da ricordare. La madre era morta e chiaramente Teseo si era portato il figlio dietro ad Atene. Detto questo, sappiamo che il compagno principale delle marachelle o delle imprese eroiche di Teseo era Pirito. Siamo in una situazione in cui Teseo non è più tanto giovane, in Fedra, nella tragedia. Teseo non è più tanto giovane e ha deciso di compiere una delle sue quasi ultime imprese, che è quella di scendere agli inferi insieme al suo compagno Pirito per chiedere attenzione, non per reclamare, per chiedere gentilmente
proprio ad Ade, dio degli inferi, di concedere a Pirito la mano dell'attuale moglie di Ade, cioè Persefone. Quindi un'impresa che ha a dir poco dell'assurdo in realtà, e Fedra, la moglie, oltre che sentirsi abbandonata nuovamente per una delle imprese di Teseo, che è scesa addirittura agli inferi, che si sa che è un luogo da cui nessuno fa ritorno, cosa sto dicendo? Mi sono persa. Fedra non è molto contenta di tutto ciò, spera in realtà che lui non torni, in un certo senso, e andremo anche a capire perché è tormentata. Ma lo vedremo nel video appositamente sulla Fedra. Ora, qualcos'altro da dire? Non credo, perché se vogliamo qualcosa nello specifico su Teseo me lo verrete eventualmente a domandare. Su Ippolito e su Fedra se ne parlerà durante il video fatto in maniera professionale. Io qua richiedo l'aiuto ancora una volta di mio fratello con la telecamera, il microfono e tutto ciò che serve, luci comprese, per riuscire a illuminare questa persona che sta parlando, che adesso sembra più che altro un fantasma. Ma grazie per avermi seguito. Vi ricordo che potete scrivere qualsiasi domanda, qualsiasi richiesta sotto al video, e noi ci vediamo alla prossima.